nazionale per noi rispetto al prossimo turno delle amministrative, perché L'Aquila è una città importante, L'Aquila è una città simbolo dell'Italia ed è una città capoluogo. Secondo, perché Amerigo di Benedetto sta con lo stesso coraggio con cui Carlo Calenda ha interpretato le ultime amministrative a Roma, sta mettendo in campo un progetto che ha come grande alleato la città dell'Aquila. Non si è perso nei rivoli della politica politicista un po' di convenienza, di ricollocazione, di ultimo miglio. Io non faccio polemica con nessuno, ma la differenza è chi ha un respiro che guarda i prossimi 5 anni e 10 e chi invece deve provare a gestire il presente. Amerigo lo sta facendo con grandissimo coraggio, con un progetto molto chiaro, molto forte, e che non solo taglia fuori populismi e riformismi che sembra, e sovranismi, che sembra un tema molto nazionale, ma che ha al centro la differenza tra dare seguito agli impegni, realizzarli con l'amministrazione e vivere di un po' di slogan. Abbiamo scelto la prima strada, io sono molto molto fiducioso. Ecco il concetto. Noi interessa moltissimo nella misura in cui il centro-sinistra è contrasto alle disuguaglianze, contrasto alle ingiustizie e capacità di realizzare. Il centro-sinistra cosa fa dei rifiuti? Costruisce il termovalorizzatore o accarezza i titoli? Il centro-sinistra cosa fa con le energie pulite? Dice no al gas di Putin e però non realizza nulla dal punto di vista delle energie verdi, eolico, idroelettrico e fotovoltaico, e poi deve riaccendere il carbone come sta succedendo. Noi vogliamo una forza di governo che abbia nel pragmatismo di chi realizza le cose, Amerigo l'ha dimostrato in regione, lo dimostra con una relazione con la città che non si distanzia e non si sposta di questo, no? E questo deve essere la volta buona, e L'Aquila merita una risposta di questo.